Dottore Sarbace, nel momento in cui la nostra regione registra una cronaca difficile, è giusto ricordare l'Abruzzo della bellezza, l'Abruzzo della cultura e dell'arte. Senza dubbio è importante parlare degli artisti che hanno fatto grande questa regione e soprattutto è importante parlarne anche perché non sono sufficientemente noti nel panorama nazionale, ma sono anche sconosciuti agli stessi abruzzesi. Saturnino Gatti è stato veramente un grandissimo artista, non soltanto come pittore di affreschi e di tavole dipinte, ma anche e soprattutto di sculture monumentali in terracotta. E soprattutto dopo il terremoto dell'Aquila abbiamo avuto l'opportunità di far restaurare delle sue opere che erano andate in frantumi e quindi è molto importante oggi che queste opere sono esposte nuovamente nel museo che abbiamo aperto all'Aquila, parlarne e far conoscere questa tradizione che è stata veramente di un livello molto molto alto. Su Saturnino Gatti c'è anche un suo ultimo lavoro. Beh, io ho scritto una monografia su Saturnino Gatti nel 2012, sono passati quasi 5 anni, devo dire che non ci sono stati studi successivi che hanno scritto delle cose che hanno dei contributi che hanno dato, hanno aggiunto qualcosa in più, ma credo che alla luce delle mie esperienze più recenti, anche alla luce dei ritrovamenti di altre opere che sono state restaurate, oggi per me sarebbe molto allettante ritornare su quest'artista e scrivere un nuovo libro. Per quanto riguarda il restauro delle opere d'arte danneggiate dal terremoto nel cratere dell'Aquila, a che punto siamo? Ma io da soprintendente mi sono molto prodigata per far restaurare il più possibile. Naturalmente adesso che sono diventata direttore del polo museale, il principale obiettivo è quello legato alle opere delle nostre collezioni museali. Stiamo ancora lavorando comunque al recupero. Non ci sono purtroppo per oggi tante sponsorizzazioni come c'erano all'inizio, perché noi abbiamo restaurato numerose opere anche con sponsorizzazioni di fondazioni, associazioni, banche che ci hanno dato una mano. Chi viene a visitare il nostro museo vedrà molte opere che hanno avuto appunto un restauro adeguato grazie a queste opere di grande generosità, oltre che le risorse pubbliche. Io posso parlare esclusivamente al momento del patrimonio museale, la ricostruzione architettonica non è stata in passato, non è oggi qualcosa che mi ha, diciamo, riguardato come mia competenza. Rispetto alla promozione culturale, lei accennava ai limiti del campanilismo. Sì, assolutamente sì, bisogna fare rete. Oggi soprattutto che il principale nemico dell'Abruzzo è lo spopolamento, bisogna fare in modo che ci siano delle strategie, delle politiche di sviluppo che non siano locali, non siano appannaggio dei comuni o delle dismesse province, ma siano soprattutto delle opere che abbiano una strategia di ampio respiro, di ampio raggio e soprattutto a livello almeno regionale, ma io direi di più, bisognerebbe arrivare anche a delle strategie interregionali, perché l'Appennino ha dei problemi comuni, non soltanto i problemi della sismicità del suolo, abbiamo visto che le recenti scosse hanno colpito i centri dell'Umbria, delle Marche, il Reatino che faceva parte degli Abruzzi, che però adesso è Lazio, quindi sono almeno 4 regioni interessate, ma abbiamo sentito che qualche scossettina sia stata anche verso la Calabria e verso la Toscana, quindi voglio dire fare una strategia comune di sviluppo per le aree interne che hanno questi problemi di sismicità, ma hanno anche delle risorse però importantissime, perché le montagne e la cultura che è legata alle montagne è una cultura che va salvaguardata.